creativi che ha presentato Pier Luigi. Oggi iniziamo una stagione importante, è una stagione anche particolare per noi perché per la prima volta iniziamo con una retrocessione. Siamo abituati bene perché dal 2013 a oggi abbiamo sempre inanellato promozioni o quando non l'abbiamo fatto abbiamo anche sfiorato la promozione. Quindi era sempre facile, no? Ripartire con l'entusiasmo dell'anno prima. Quest'anno invece ci troviamo in una situazione diversa. Però questo non significa che queste sfide non vanno accettate nel primo. Infatti sono sceso in campo fattivamente ancora di più nell'allestimento della squadra, con parecchi di voi ho parlato personalmente. Quindi io sono fiducioso e vi invito a raccogliere questa sfida. Quello che vogliamo fare quest'anno è quello che ha detto il direttore generale, il primo obiettivo, che è divertirsi, per forza, perché la pallavolo è questo. Però dobbiamo sapere che divertirsi sembra qualcosa di leggero, ma è una cosa seria. Per farlo bisogna essere seri. È un paradosso, ma è così. Quindi nel rispetto delle regole, nella puntualità, nei rapporti umani anche, fondamentale, massimo rispetto, quello è quello che noi chiediamo e che doniamo a tutti. Questo è quello che è il mio obiettivo, ma credo sia condiviso, oltre a un pizzico no di rivalsa rispetto a quello che è successo lo scorso anno, però questo è un discorso che probabilmente noi che facciamo parte del progetto dello scorso anno con qualche atleta probabilmente trasmetterà alle nuove arrivate. Si crepa. E quindi questo è il nostro obiettivo, l'obiettivo fondamentale per noi. Per fare questo, ripeto, non serve solo allenarsi e basta, cioè essere presenti all'allenamento. Bisogna arrivare con entusiasmo in palestra. Divertirsi significa quello, nel momento in cui noi arriviamo in palestra e ci accorgiamo che diventa un peso l'allenamento anche diciamo, la presenza nostra dei dirigenti, significa che qualcosa non va bene. Quindi vi invito a fare questo, a riflettere ogni volta che magari non arriviamo con entusiasmo o che ci pesa fare allenamento e parlarne, perché magari un consiglio ce lo può dare una compagna, un dirigente, l'allenatore. Per carità, questa deve essere la fiamma viva.